Giovedì 18 giugno, buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione della TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Per gli studenti delle scuole superiori, oggi è il giorno del verdetto, arrivano i risultati finali. Secondo i primi dati del Ministero, è in aumento il numero dei bocciati e dei non ammessi all'esame di maturità. Numeri che però non preoccupano il ministro Gelmini, secondo cui questi risultati sono il frutto di una politica scolastica che premia il merito. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Se secondo i dati OCSE la scuola italiana è fanalino di coda nella classifica europea, non sono da meno i suoi studenti, sempre più impreparati. Cresce infatti il numero dei bocciati e dei non ammessi alla maturità. Mentre i maturandi fremono in vista della temuta prova finale, arrivano i primi dati raccolti dal Ministero dell'Istruzione sugli scrutini dell'anno scolastico appena concluso. Rispetto alla tendenza passata, la percentuale dei non ammessi agli esami è in aumento dell'1,6%, analogamente a quella dei bocciati nelle altre classi degli istituti superiori. La proiezione dei dati rilevati su un campione del 10% delle scuole per quanto riguarda i maturandi e del 5% per gli altri studenti porta a ritenere che i non ammessi alla prova di maturità passeranno dai 20.000 del 2008 a circa 28.000 quest'anno. Preoccupante il risultato relativo ai restanti bocciati, che si prevede essere circa 372.000, quasi 40.000 in più. Secondo il ministro dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, l'aumento delle bocciature è il risultato del ritorno a una scuola dell'impegno più basata sul merito. Tra le novità introdotte nel 2009, sempre in chiave meritocratica, spicca poi la maggiore considerazione che il Ministero dell'Istruzione ha voluto dare al credito scolastico che gli studenti hanno accumulato a partire dal terzo anno delle superiori. Sino all'anno scorso ogni studente poteva al massimo accumulare 20 punti, da quest'anno il massimo diventa di 25. Ora, tra le nuove regole di valutazione, quelle che rimangono in piedi, ne deriva che probabilmente agli studenti risulterà più difficile conseguire il massimo del punteggio. Maturandi, state all'occhio, quest'anno diplomarsi con il massimo dei voti sarà davvero un'impresa. Ora la cronaca dal torinese. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato un impiegato di 43 anni per detenzione di materiale pedopornografico e per aver filmato, molestato e palpeggiato alcune bambine adescate nei pressi di scuole e cortili condominiali. Le indagini hanno permesso di appurare che l'uomo, con precedenti specifici, ha commesso reati negli ultimi 4 anni in diverse località del nord Italia. Sul luogo di lavoro e a casa dell'arrestato, i carabinieri hanno sequestrato migliaia di immagini pedopornografiche, alcune delle quali da lui stesso realizzate e archiviate nel suo PC. I militari dell'Arma non escludono che i reati accertati siano inferiori a quelli realmente commessi. Musica e ballo, cabaret, sfilate in costume e altro ancora per il santo patrono del capoluogo piemontese. San Giovanni si festeggia con 8 giorni di iniziative, a partire da oggi con la consegna dei pani della carità alle autorità cittadine, organizzate in strade e piazze del centro storico cittadino e all'interno dei parchi Valentino e Ruffini. Eventi che culmineranno con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Po del 24 giugno, che come ogni anno attirerà migliaia di persone nei locali dei Murazzi, in lungo Po Cadorna e sulle esedre di Piazza Vittorio Veneto. Naso all'insù dunque, occhi al cielo per non perdere quelle esplosioni di note e di colore che, come vuole la tradizione, daranno l'arrivederci a San Giovanni dopo una settimana di festa con musica, sport, storie e folklore. E se non sarete in riva al Po, potrete comunque ammirare i tradizionali fuochi di San Giovanni in diretta su Telecupole. Molto ricco come di consuetudine il programma, tema conduttore dello spettacolo pirotecnico 2009 i torinesi, con tra una serie e l'altra dei botti, battute e commenti di Luciana Littizzetto, Bruno Gambarotta, Piero Chiambretti e Franco Neri, mentre le musiche che li accompagneranno andranno dalla leggera alla techno, dal repertorio classico alle canzoni per bambini. A differenza degli anni passati, lo spettacolo pirotecnico non sarà però l'ultimo atto dei festeggiamenti dedicati a San Giovanni. Giovedì 25 giugno, infatti, si chiuderà in Duomo con la messa in dedicazione Santi Michelangelo Arcangeli e l'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Si è tenuto presso la sede interprovinciale Coldiretti Vercelli Biella l'appuntamento con l'assemblea Coldiretti, cui hanno preso parte i dirigenti dell'organizzazione, Massimo Gargano, vicepresidente nazionale Coldiretti e presidente dell'ANBI, cioè l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, il direttore interprovinciale Vercelli Biella Pautasso e il direttore Coldiretti Piemonte, Riva Rossa.
I lavori dell'Assemblea sono stati seguiti presso gli uffici della direzione dall'incontro con i consorzi di bonifica. L'attenzione del commissario Gargano, oltre ad illustrare i numerosi interventi attuati nelle zone del Biellese e Vercellese nell'ambito del progetto Coldiretti Nazionale, una filiera agricola tutta italiana, punta in modo particolare sulle problematiche che attualmente caratterizzano l'agricoltura locale. È stata dedicata particolare attenzione alle difficoltà del settore risicolo, cui le due province sono particolarmente dedite. Si è discusso infatti della probabile diminuzione delle quotazioni del riso dovute a un aumento delle superfici coltivate e all'attuale calo del 2-3% dei consumi di tale prodotto. Siamo un'organizzazione che rappresenta la più parte delle imprese agricole di questo paese e lo facciamo anche in questa provincia di Vercelli e Biella, perché c'è un rischio in questo paese che ci sia una McDonaldizzazione e una omogeneizzazione, una standardizzazione dei gusti dei cittadini, e questo accade con un rischio forte che da un lato per il reddito delle nostre imprese, dall'altro lato sicuramente per dei consumatori che restano, continuano a rimanere ignari rispetto ai loro gesti di acquisto e di consumo. Partendo da quello che è il progetto di una filiera agricola tutta italiana firmata dagli agricoltori, lanciata da Coldiretti il 30 aprile a Paralottomatica, cos'è che a livello provinciale, interprovinciale noi stiamo facendo? Ma abbiamo messo in atto una serie di strumenti per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo ambizioso, per il bene delle imprese agricole, per tutelare il reddito delle imprese agricole e per salvaguardare quelli che sono i consumi da parte dei cittadini consumatori, che sono i nostri primi alleati. Parliamo di Fiat. L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, è a Palazzo Chigi per illustrare a governo, sindacati e regioni un quadro della situazione del gruppo, con una focalizzazione sulle prospettive per gli stabilimenti in Italia e aprire così un confronto. Non si può immaginare un gruppo Fiat senza radici in Italia, sostiene Marchionne. L'amministratore delegato dell'ingotto ha anche precisato che Fiat intende mantenere a Termini Imerese produzioni industriali, ma con produzioni diverse da quella automobilistica. Fiat cambierà linee produttive solo a Termini Imerese e a Pomigliano d'Arco, mentre negli altri stabilimenti sarà confermata l'attuale. Cuneo per l'ennesima volta si ritrova a fare da teatro, da anfiteatro, per un fine settimana di sport intensissimo a livelli nazionali, oseremmo dire internazionali, come articolato ovviamente enunciando solo gli episodi più importanti. Beh, domani sera alle ore 18 in piazza Galimberti, nel cuore di Cuneo, inaugureremo la quarta edizione del Cuneo Walk and Bike Show, che accoglie il meeting nazionale dei giovanissimi di ciclismo. Sarà il più grande evento sportivo del 2009 nella regione Piemonte. Noi abbiamo messo, sistemato nelle camere alberghiere della provincia di Cuneo 11.000 sportivi, che sono però 11.000 turisti che si fermeranno con noi fino a domenica. Domani, ripeto, l'inaugurazione in piazza Galimberti con gli sbandieratori di Fossano, con una grande animazione, con questi 5.000 bambini che competeranno a partire dalla giornata di venerdì dalle 9 del mattino sull'altopiano di Cuneo, al Lido della Gioventù e al campo di atletica cominceranno queste gare, che si svilupperanno poi anche nelle giornate di sabato e domenica. Sabato, fra l'altro, avremo anche la notte bianca del calcio, avremo il primo torneo di MMA, le arti marziali miste, sempre al Lido di Cuneo, avremo una gara di arrampicata di roccio, una gara ciclistica per adulti in notturna. La giornata di domenica, oltre alle competizioni ciclistiche, avremo anche il campionato interregionale per disabili nella giornata della mattinata e poi altre competizioni sportive minori che si svilupperanno. Da ricordare che la serata di venerdì alle ore 18 al Cinema Monviso a Cuneo si presenta quello che per me è il progetto più ambizioso che la provincia di Cuneo presenti, e in questo caso la TL, cioè www.cuneoutdoor.it. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Rombo di motori d'antan a Moretta per un raduno di auto d'epoca organizzato dal Piemonte Veteran Car, che ha portato collezionisti da tutte le province piemontesi. Questo è il secondo raduno, il secondo anno consecutivo che siamo presenti con il nostro, vorrei dire, museo itinerante, no? In cui c'è tutta la rappresentanza
delle autovetture d'epoca e di un passato storico, no? In cui possiamo ammirare, e penso che lo faremo vedere, sono dalle Spider piuttosto che le anziane anteguerra, no? Tra cui la Ceirano, Balilla Tre Marce, Spider, i coupé vari, ecco, proprio c'è effettivamente una rappresentanza significativa di quello che è il motorismo storico italiano. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuori serie, come senz'altro sei tu.